Ci troviamo al Ronca City Playground e lo vedete, accanto a me c'è un ospite davvero speciale. Sto parlando di Rafael Gaspardo. E allora, Rafael, intanto benvenuto. Grazie. E ti troviamo qui alla tua primissima esperienza romagnola, però so che questo effettivamente non vale per tutta la tua famiglia, perché in realtà qualche anno fa, precisamente nella stagione 2009-2010, nell'allora Fulgor Libertas, giocò proprio qui a Forlì tuo fratello David. E allora questa premessa la faccio per un motivo, perché so che quando è arrivata la chiamata da parte di coach Antimo Martino, tu eri proprio insieme a lui. E sono davvero curiosa di sapere che cosa ti ha raccontato della piazza forlivese quando gli hai comunicato che avevi deciso di accettare la proposta biancorossa. Sì, è stata molto, molto strana e simpatica la cosa, perché appunto io stavo già trattando con delle altre squadre, poi a sorpresa è arrivata la chiamata di Forlì ed io ero proprio con David e lui mi ha detto: Raf, guarda, Forlì, io sono stato benissimo. Poi ha sentito la chiamata, perché ero in viva voce, ha sentito la chiamata del coach, ha sentito l'entusiasmo e le idee e il progetto del coach, e mi ha detto: pensaci bene, però è una grande offerta, quindi valutala molto bene, e ho preso la decisione, quindi sono contento ed è contento anche lui. Immagino, infatti voglio restare proprio su questa telefonata, lo hai detto tu, le offerte non mancavano da parte di altre piazze altrettanto prestigiose, però quali sono state le parole magiche di Antimo, che cosa ti ha convinto ad accettare? Allora, diciamo che quando parli con le varie società le parole dei coach contano molto, le parole di Antimo sono state molto decise, sono andate dritte al punto e mi hanno detto cose che mi hanno motivato e stimolato molto e mi hanno fatto credere molto nel progetto di questi 2 anni, quindi è stata una decisione abbastanza semplice, se vogliamo, e presa anche velocemente. Tu però Forlì la conoscevi già da avversario, perché nelle ultime 2 stagioni sei stato protagonista a Udine, quindi hai avuto modo di osservare la squadra giocare, e vorrei sapere il tuo punto di vista da avversario, che cosa ti ha colpito di Forlì, quali sono i valori che ha messo in campo che le hanno permesso secondo te in queste 2 stagioni di essere al vertice della classifica? Sì, purtroppo da avversario la conosco molto bene, anche perché l'anno scorso ci abbiamo anche fatto le semifinali playoff, che per noi sono andate molto male. E comunque penso di non aver mai battuto Forlì da quando sono sceso in A2, quindi una negli anni scorsi era una squadra veramente molto 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 tosta, e giocare qui a Forlì con un pubblico così caldo e un palazzetto così, così infuocato era sempre molto 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 difficile, quindi speriamo di continuare sull'ondata positiva di questi ultimi anni e di far divertire il pubblico. Tu adesso sei parte di questo gruppo ormai parzialmente rinnovato. Prima di tutto ti chiedo, di questa squadra, conoscevi già qualcuno personalmente dei tuoi compagni? Sì, conoscevo Dada Pascolo, che tra l'altro è di un paesino a 10 km dal mio, quindi siamo praticamente compaesani, e Daniele Magro, col quale ho giocato a Pistoia con coach Esposito in Serie A un po' di anni fa, un bel po' di anni fa ormai. E quindi personalmente conosco loro due, e poi gli altri li conosco ad avversari, ci ho giocato contro un sacco di volte. Quindi sarà interessante conoscerli invece come compagni. Esatto. E attualmente il roster non è ancora del tutto completo, mancano infatti ancora i 2 americani. Però intanto voglio chiederti che Forlì sta emergendo dal mercato, secondo te quali sono le sue caratteristiche? Sicuramente vicino a canestro è una squadra molto ben attrezzata. Sì, il gruppo degli italiani sta venendo fuori molto bene, poi è chiaro che i 2 pezzi americani contano molto e come abbiamo visto negli ultimi anni faranno la differenza, però la cosa più importante, oltre ai nomi, è come si compatterà il gruppo, che è la cosa che fa più la differenza, ed è una cosa che ho verificato personalmente in tutti questi anni di carriera, è la forza del gruppo, è quella che poi ti fa fare delle grandi stagioni. Decisamente, questo è valso anche per Forlì, che grazie anche al lavoro di Antimo Martino ha sicuramente consolidato molto il suo gruppo. Assolutamente. E allora, a proposito di coach Antimo Martino, voglio sapere se ti ha già spiegato come vorrebbe impiegarti, non solo dal punto di vista tattico, quindi in campo, ma anche all'interno dello spogliatoio. Come vorrebbe lui cercare di mettere a disposizione della squadra la tua esperienza e la tua leadership? Ma sicuramente dal punto di vista tattico
vedremo piano piano cosa richiederà il campo e come si assembleranno poi le varie gerarchie e i ruoli nella squadra. A livello emotivo all'interno del gruppo sicuramente si aspetterà molto da me, anche perché sono uno, anche se ce ne sono molti, con tanta esperienza, quindi sicuramente devo cercare di dare l'esempio e di dare il meglio ogni partita per trascinare e far vedere anche gli altri ragazzi, che sicuramente lo sanno già bene quanto conterà quest'anno più degli altri anni ogni partita, perché il campionato quest'anno sarà veramente molto competitivo e ogni partita conterà. E allora i tuoi successi, la tua esperienza, la tua carriera già parlano e spiegano chi è Rafael Gaspardo, però io vorrei saperlo direttamente da te. Quali sono le tue caratteristiche, le tue qualità, i tuoi valori? Ma sono un giocatore che fa dell'atletismo la sua forza, specialmente il gioco in campo aperto, il tiro da tre punti e la difesa su più ruoli, diciamo. Poi cerco sempre di rendermi utile in vari modi, magari se non è la serata al tiro, con la difesa o con altre cose. Però sono un giocatore che si adatta molto alla squadra e cerca sempre di avere un impatto per portare a casa la partita. Poi non sempre succede, a volte va bene, a volte va male, però farò del mio meglio. E allora concludo con un'ultima domanda, Rafael, perché io so che con la tua famiglia parlate tantissimo di pallacanestro e in particolare so anche che i tuoi genitori hanno una sorta di sesto senso, perché dicevi in qualche intervista che in base a come tu parli a loro della nuova stagione che sta per iniziare, loro sanno dirti se sarà buona o meno, e allora sono curiosa di sapere quali sono le loro sensazioni per la stagione forlivese. È verissimo, e però non te lo posso ancora dire perché ne parlo sempre una settimana o 10 giorni dopo che è cominciata. Però mio papà è praticamente un oracolo, perché ogni stagione l'ha azzeccata, e quindi vedremo, te lo saprà dire dopo un mesetto dell'inizio della stagione. Molto bene, ti avremo sicuramente in studio allora a raccontarcelo. Va bene, grazie. Un piacere, grazie a voi. E nella splendida cornice del Ronca City Playground sono ora in compagnia del presidente della Pallacanestro Forlì 2.015, Giancarlo Nicosanti. Giancarlo, buonasera e benvenuto. Buonasera, intanto. Buonasera a tutti. Noi poco fa eravamo in compagnia di uno degli acquisti di punta della squadra di quest'anno del mercato italiano, ed è Rafael Gaspardo. Abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole con lui, poterlo conoscere. È un giocatore che sicuramente vanta un'esperienza davvero importante alle spalle, in massima serie con squadre tra cui ricordo Cremona e Brindisi. Ha poi vestito la maglia della nazionale e peraltro viene da due stagioni davvero di alto livello con Udine. Insomma, è un giocatore davvero importante. Perché lo è per Forlì questo acquisto, allora? Beh, diciamo che lo è, beh, intanto si presenta da solo, perché 7 anni di Serie A1 non sono poca roba, e i 2 anni di vertice a Udine altrettanto. Per noi è importante perché ci ha permesso di cambiare un po' l'assetto della squadra, di andare sulla scelta di due stranieri nel campo della guardia e dell'ala piccola, e quindi è per noi una novità. Noi negli ultimi anni assieme ad Antimo avevamo scelto di avere l'americano nel 2 e nel 4, adesso scegliamo di avere un assetto diverso, questo grazie all'acquisto di Rafael Gaspardo, che sicuramente io credo sia forse il migliore 4 o tra i migliori 4 del campionato di A2, quindi ci aspettiamo molto da lui. Devo dire che è stato uno sforzo importante per la nostra società, ma credo che anch'io ho conosciuto il giocatore, sapevamo le referenze, credo sia un ragazzo estremamente serio, desideroso anche di fare qualcosina meglio rispetto a quello che ha fatto Udine, quindi ci aspettiamo molto da lui. Quindi la scelta di un'ala pivot italiana per la prima volta dopo anni, dopo le ultime stagioni di Forlì, diciamo, è stata presa in divenire, non è stata una scelta fatta in precedenza. Con quali criteri avete costruito la squadra quest'anno? In realtà è stata una scelta fatta all'inizio della campagna acquisti, quando abbiamo valutato quelle che erano le opportunità di acquisto sul mercato, perché chiaramente eravamo partiti con qualche idea in corso d'opera, anche basandoci sugli italiani disponibili o non disponibili, e sul budget che abbiamo, la scelta di prendere un 4 importante italiano ha fatto sì che poi dopo il resto della squadra prevedesse
un 2 e un 3 americano, quindi è stata una scelta fatta chiaramente da Antimo, perché è lui che ha in mano le redini della costruzione della squadra. Poi successivamente Renato Pasquali e per quanto riguarda anche il mio supporto siamo andati in questa direzione, ma credo che sia una direzione che sicuramente cambia rispetto al passato, però ci auguriamo un cambiamento che possa portare i risultati degli ultimi anni. Giancarlo, ti chiedo questo: dopo due stagioni al primo posto in classifica per Forlì, Gaspardo al momento è stato l'unico acquisto sul mercato con un nome di una certa risonanza. Forse ci si aspettava anche qualche altro giocatore con un pedigree importante? Io non vorrei dimenticare che Tavernelli, oltre che essere stato per tanti anni il capitano di Tortona, è stato il capitano della Tortona che ha vinto la Serie A2, quindi onestamente non vorrei sottovalutare il suo acquisto e la conferma di tanti altri giocatori in squadra che con noi hanno costruito questi ultimi due anni, va nella direzione di aver cercato di costruire una squadra competitiva, assolutamente. E poi passiamo invece a parlare degli americani, lo hai detto, sono gli ultimi due giocatori che mancano a completare la rosa forlivese in due ruoli che abbiamo detto essere guardia e ala piccola. E allora faccio un identikit di quelli che potrebbero essere potenzialmente gli americani ideali per questa stagione di Forlì. Mi fai una domanda che sicuramente è una domanda da fare al nostro coach, allo staff tecnico, e quindi posso dire quelle che sono le mie idee. Sicuramente avremo bisogno di una guardia che possa giocare anche eventualmente nel ruolo di play, quindi un 2-1, e credo un'ala piccola che possa eventualmente anche giocare nel ruolo di ala forte. Però davvero mi addentro in questioni tecniche che tendenzialmente tendo a lasciare allo staff tecnico, ad Antimo in prima persona, perché è sua responsabilità e credo che sia anche suo dovere cercare di costruire una squadra a seconda delle idee che ha in testa. Ecco. E in quali tempi è auspicabile l'arrivo di questi americani? Allora, un mercato difficilissimo. Il girone unico chiaramente ha concentrato in un unico girone le squadre che fino ad anno scorso erano divise su due gironi. Questo ha alzato il livello competitivo di tutti, ha portato un costo degli italiani, veramente italiani di spessore, a livelli mai raggiunti negli ultimi anni dal campionato di A2. Per noi che avevamo comunque aumentato in fase iniziale il budget, ci ha costretto ad aumentarlo ulteriormente per cercare comunque di dare ad Antimo una squadra assolutamente soddisfacente nel parco degli italiani. Chiaramente gli americani sono sempre gli ultimi ad arrivare perché l'offerta è più ampia e quindi stiamo trattando diversi giocatori. Devo dire che è un mercato molto molto difficile e quindi stiamo riscontrando un po' di difficoltà, un po' perché sembra che il mercato italiano in generale, il campionato italiano ma anche di Serie A1, abbia un po' meno appeal rispetto agli ultimi anni. Vedo che anche tante squadre di A1 sono alla ricerca di giocatori e fanno fatica a portarli in Italia. Questo non so il perché, ma sicuramente il campionato di basket, anche di Serie A1, non vive i suoi anni migliori. Ecco, a parte l'esempio dell'Olimpia Milano, che sicuramente fa investimenti importanti, devo dire che tutte le altre squadre, Bologna compresa, sta ridimensionando un po' il budget, quindi questo non crea un grande entusiasmo verso il campionato italiano, però ci faremo trovare pronti e credo che abbiamo anche le risorse buone per poter fare acquisti che siano adeguati alla squadra che abbiamo costruito. E poi lo dicevi, un campionato davvero competitivo quello che vi attende, allora con la squadra completata e il campionato che vi aspetta, a cosa può e deve ambire Forlì quest'anno? È presto dirlo, devo dire la verità, perché noi dobbiamo trovare gli ultimi due giocatori, che sicuramente saranno due giocatori importanti, e altre squadre devono completare il roster, quindi non è facile dare già un giudizio almeno sull'identità delle squadre. Sicuramente il livello si è alzato tantissimo, sicuramente Forlì vorrà continuare ad essere protagonista come è stato negli ultimi due anni. Su questo non vogliamo veramente deludere i nostri tifosi e credo che l'impegno che la Fondazione Pallacanestro, la squadra, la società sta cercando di mettere in campo è quello di fare un roster competitivo.